senza. Madonna, guarda, guarda. Va bene. Ah, è uno che va forte allora. Intanto ha 33 anni. Qua ogni minuto, Angelo, sei un attore. Una? Qua devi comportarti bene, sai. 1200. In crescita. Riposato. Adesso che lui, quando gli altri vanno a lavorare, lui riposa. Quando gli altri riposano, allora va in monte. E va bene, Neto, te la sei guadagnata, fai bene. No, ma guarda, Angelo, io sono andato l'anno scorso. Non c'è nessuno. Cazzo, attendiamoci. Che l'anno scorso abbiamo fatto un gran paradiso. Abbiamo fatto quella. Sì? Cosa hanno messo? Perturbazioni oggi, brutto, lampi e tuoni. Ben sta cito. Dico se non... verrà. La nostra meta faticosamente si sta avvicinando. Forcella del leone. Vallone di discesa, bivacco, 48 marchi. Neto si sta già avviando verso la forcella del portonato. Ecco la via di salita, canalone, ed ecco la vetta. Mi sembra che questi vanno nell'altro, no? Come te, Limo Falconi? Molto bello, molto bello. Belle crode. Ah, le proprio altre crode, claps, casù, eh? Molte claps.
E laggiù che la costruzione là? Sono la capanna Tita Barba, quello lì è il rifugio Padova, Praditoro. Ma no! Sì, quello lì sotto. No, là sotto, ma vedi sulla roccia là, che c'è una costruzione. Adesso sto finendo la filmata, dopo ti... ecco, mo fancondo in montanaia. Croda Cimoliana. Tutto il nostro vallone di salita. È Pramaggiore sullo sfondo, lo vedi Pramaggiore? È quello là? Sì. Fa quella specie di goba. Forni di sotto. Non fa il conto di forni. Sì. E comunque qui è molto esposto, eh? Si vai da una parte o dall'altra, devi stare attento. Anche questa è fatta. Anche questa è fatta. Quello, se no la forcella è quella, perché sono andati giù al bivacco loro intorno, chiudo di qua. Angelo farà delle magnifiche riprese. Giaffe laggiù, no? Il rifugio Giaffe, sì. E noi siamo andati, ma credo di là, per vedere che la strada. Qua, no? A vedere i colori delle pagine. E guarda, abbiamo avuto un bel tempo, eh. Ah, sì. Possiamo essere contenti? Sì, sì. Aveva messo un bilancio lì. Adesso vado tu che faccio una pipata. E quello in fondo invece è proprio il rifugio Padova, quello lì, è quello di Praditoro. Magari non sarà il Padova quello che si vede. Ma il Padova dove? Quella pianura che c'è sotto qui ai nostri piedi, guarda. Ecco là è il Padova. Sì. Quel prato là. Sì, Praditoro. E la sua alta deve essere la capanna Tita Barba, quella che sto inquadrando, sì, adesso, sì. No? Sì. In quella piccola radura. Sono stato una volta, il gestore, un mio amico, mi ha fatto... la pasta asciutta mi ha dato da bere, siamo stati là un paio d'ore. Andava su via a Porcella Spè. No, hai una bella porta.
una bella visione dell'insieme. No? È solo il primo tratto difficile. Perché poi tu dici questo qua non è secondo grado e chissà che cos'è su. Cacciatori italiani Ertani. Che è stato dimostrato che quella lì è proprio la via dei cacciatori Ertani, eh? Sì, sì. La via originale di salita. Gli ho dato angelo, io lo so. Perché mi danno il coso, quello dei Dolomiti Bellunesi. È un bel coso molto grosso, due volte all'anno poi. Non leggo mai tutto. Poi gli passavo Angelo per leggere. Lui mi ispirava. Nelle Carniche c'è la bufera, vai, nelle Carniche. Verso la Casera Razzo. Ah sì, vero. Adesso vedo dove siamo andati noi, non è qua. Caro Neto, anche chi stava fatta la vita che coppa su pare, no? Anche chi te le fatte. Adesso non resta che coppare mare. Dopo sono a posto. Dopo sono a posto. Ma io mi sono fatto di meraviglia che Cossi non sia andato via. Sto cercando di inquadrare il Cridola, però purtroppo è coperto fisicamente dal cordone di Jaff e poi anche dalle nebbie, altrimenti le puntine si dovrebbero vedere. Ma si vedono un poco. Mondo di pietra. È un sassaccio. Ma è fatto così a sette, che sembrano che hanno la fantoline. È stato bivere, eh? Sì. 50 metri. Caldo di nuovo. Ah sì. Non riesco a localizzarli, sai, non li sento, li sento ma non li vedo. Piccoli da qua.
Sì, ma magari hanno fatto attraversata quell'altra, eh? Perché è facile passare quell'altra. Quello di Forni siete andati su da là, non da quella parte. Al Monfalcone di Forni. Inizio del canale. È evidente la cengia che scontorna quel paretino iniziale. Falso caminetto. Ah, lei, ti sei slegato? Non sono legato. Questo qui lo mandiamo al festival. Che
festival li fai vedere? Festival dei pellegrini! Li fai vedere ai bambini? Stasera, quando arrivi. Ehi, bambini, quali bambini? Non più bambini, io li ho conosciuti i bambini. Adesso sarà così. I miei bambini sono uno in Grecia, uno in Sardegna e uno sta facendo l'immersione subacquea in Santa Maria di Leuca. Riprendessi tema. No, ma mi interessano più le riprese fatte. Faccio alt. Allora Neto, con metto a caldo sulla salita. Bene arrivati. Adesso andiamo a fermarci da Angelo un po'. Sì. No, lo dice. Ma hanno detto diversi, questo, su questo? No, su questo. Non lo dice su questo, lo dice su quell'altro. Su quell'altro di là? Sì. Ma di là non c'è niente. Ah. Hai fatto la carlona. Quello lì che l'ha fatta, la descrizione senz'altro non l'ha fatta. Come tutte, no? Ne ho sentito, sentito parlare. Te mangi, te che fai adesso? Ma ho mangiato il panino là e basta. No, non voglio mica mangiare tanto. Che idea? Che idea? Ho i crackers, va finito, li porto a casa, non so. Cioè uno si curava, uno camminava un solo. Diciamo che sta al Durano, insomma, secondo me, o no? Sì, sì. Ma il Durano, vedi, il Durano è un po' liscio, però il Durano è sano. È evidente, ma è sano. Che poi sulla cengia qualcheduno che da qua va via. Si portava su uno con la spalla. Quello che lo diverso? È l'acqua, di fronte dove... E no, interessava col CPL, interessava. Ok, rientriamo. Aneto. Andiamo solo a trovare Montanaia.